l'utilizzazione di questo prodotto che è quasi in via di estinzione, molte realtà neanche si conosce. Questa che sto mettendo sull'onzino si chiama chutney, è una preparazione di tipo orientale in cui utilizziamo la taccola insieme a delle spezie, uvette, aceto, quindi è un agrodolce di taccole. Il suo nome originale, la procedura si chiama di preparazione delle chutney. Poi abbiamo preparato una frittatina con il pesto e questo è un salamino di verdure che ormai è una specialità della nostra casa, con verdure biologiche dell'azienda Malavolta. Abbiamo preparato una salsa di peperoni con dentro anche melanzane, ma a base rossa è molto evidente, con delle melanzane e della taccola di guarnizione per dare un effetto cromatico. Queste sono zucchine tonde fatte in carpaccio. E questo è del pecorino che va bene anche con questa salsa agrodolce di taccole. Assembliamo delle cordelle ai profumi dell'orto, base di zucchine, taccole, ricotta, parmigiano e olio extravergine di oliva. Anche i pomodorini sono delle aziende locali a produzione tipica e biologica. Queste sono le cordelle, che è una pasta di Gragnano particolarmente resistente alla cottura, con un po' di parmigiano, di una spolveratina di pepe, ed ecco le cordelle ai profumi dell'orto. Un piatto semplice con zucchine e taccole dentro. Come secondo piatto abbiamo preparato una dadolata di vitello con gli aromi del vin brûlé, quindi cotta e marinata in vino rosso, che è offerto questa sera dalla cantina Mancini, e cannella, chiodi di garofano e altre spezie tipo paprika dolce e anche noce moscata, assieme a un molto ricco fricattò con le verdure tipiche in aggiunta alle taccole. È un piatto abbastanza rustico come chiusura. La dorata di vitello al vin brûlé con fricattò. Chiude il menù di degustazione del circuito La Cucina degli Orti, una rivisitazione della zuppa inglese. Pan di Spagna, Kems e crema, non scoprirete neanche a caos. Ho il piacere di presentarvi l'azienda agricola vinicola Mancini Rosella di San Benedetto del Tronto, un'azienda nuova che produce vino delle Marche, ricavata sempre dai vigneti di Tramonte Prandone e San Benedetto del Tronto. Potete notare una bella bottiglia bordolese, che è un vino composto da vitigni Montepulciano e Sangiovese, sempre marche IGT Sangiovese e Montepulciano, passato in barrique per 2 anni. Quindi è un vino più strutturato, più robusto, ma anche più morbido. Azienda vitivinicola.